Buongiorno ragazzi! Allora, oggi farò lo shampoo con questa linea qui, Brazilian Keratin Smooth. Questo è il balsamo e questo è lo shampoo. Nel frattempo sono andata a cercare delle recensioni su internet e ne ho trovate di discordanti. Alcuni si trovano molto bene, altri lo odiano a morte. E poi ho notato che su YouTube non ci sono video in italiano. Quindi il mio sarà il primo video in italiano su questa linea qui. Ragazzi, sono molto molto curiosa, anche perché alcuni dicono che è troppo grasso, altri dicono che va benissimo e chissà come mi troverò io. Si sente un po' il profumo. Io diciamo che adoro l'olio di cocco, lo sapete, la cheratina, l'olio di avocado e il burro di cacao. E questi sono prodotti che di solito con i miei capelli vanno da Dio. E vediamo, dai. Quindi rimanete connessi, seguitemi su TikTok, seguitemi su YouTube. Non vedo l'ora, sono curiosa di provarli. A dopo. Eccomi qua. Ho fatto il mio impacco con questa maschera qui della Elvive Hydra Hyaluronic. L'ho messo alle 9:20 di questa mattina, adesso è mezzogiorno 23 e a mezzogiorno meno un quarto ho messo sulle lunghezze, soprattutto sulle punte, un po' di olio extravergine d'oliva. Questo qui, quello che costa meno, insomma, l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Quindi andiamo a risciacquare e procediamo col lavaggio. Allora, ho deciso di procedere prima con il balsamo, quindi strizzo bene dopo aver sciacquato e procediamo con il balsamo. Nel frattempo che il balsamo sta in posa e faccio lo shampoo. Quindi così. Ah, è molto denso. Un altro po'. Di color marrone, bello. Vediamo nelle lunghezze. Loro dicono di farlo rimanere in posa per 3 minuti, 5 minuti, insomma, il tempo di fare lo shampoo. Procediamo adesso con lo shampoo. Mi tolgo gli occhiali. Così. Oddio, cosa ho messo qua? E procediamo con lo shampoo. Questo è più cremoso. Allora, solo sul cuoio ovviamente, non sulle lunghezze. È un po' pastoso. Scusate se non vi guardo, ma voi capite che è un po' difficile. È un po' pastoso. Procedo con lo shampoo, poi faccio il risciacquo e ci vediamo dopo. Ok? Eccomi qua. Allora, lavato e risciacquato i capelli. Devo essere sincera, nelle lunghezze ne ho sentiti un po' pesanti, ma forse anche per il fatto che avevo fatto l'impacco prima. Ovviamente l'impacco non l'ho fatto nella cute e qui durante il risciacquo li ho sentiti un po' secchi rispetto agli altri shampoo. Però vediamo che cosa succederà. Ora vado ad ingegnarmi per capire che cosa mangiare, perché ogni giorno devo pensare a cosa far da mangiare. Che palle! Sì, lo so che non sono la sola a doverlo fare, però io insomma vorrei che a volte qualcuno preparasse il cibo per me, invece non è proprio possibile, mi devo arrangiare tutti i santi giorni, mattina, mezzogiorno e sera. Eccoci qua. Allora, ho mangiato, adesso sono l'1:53, quindi ho tenuto questo coso in testa per un bel po' e vorrei provare a fare una cosa. Anzi, no, forse è meglio di no.
Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova. Volevo provare ad asciugare i capelli senza pettinarli perché dicono che si rovinano, però non voglio rischiare. Quindi no, io continuo per la mia strada e speriamo bene, ragazzi. Bene, vediamo com'è la situation qui. Eccola qua. Come li sento? Li sento un po' pesantini, un pochino pesantini. Vado a prendere la mia spazzola, questa qui, e inizio a pettinarli. Mi sento un po' unti, sinceramente. Però molto molto pettinabili, al contrario di quello che dicono in alcune recensioni. Un po' pesanti, questo sì. Sarà anche per l'impacco che ho fatto? No. Però si districano molto bene, questo sì. Tanti dicevano nelle recensioni che non si districavano per niente, eccetera, eccetera. Ciao, Chico! È arrivato il mio amore. Ecco qua. Allora, procediamo con l'asciugatura quando sono un po' umidi. E faccio la piega. Si è bagnato tutto il fondo nel frattempo. No. Temperatura media e via. Sono pesanti. Dopo aver asciugato il cuoio, procediamo, andiamo a fare le lunghezze. Io invidio tantissimo chi ha i capelli lisci di natura, cioè proprio ragazzi, mi invidio tanto, tanto, non immaginate quanto. Oh, Dio mio. Allora, dov'è il mio ciapino? Dov'è? Eccolo qua. Come farò quest'estate? Madonna mia, ma pensare che non erano così i miei capelli, cavoli! Erano lisci! Sono diventati ricci! Così, da un momento all'altro. E due scatole. Bene, iniziamo a fare la piega. Quindi. Allora, questo è il risultato. Ovviamente, non è l'effetto piastra, che come voi sapete io odio. E come mi sono trovata? Sinceramente non vedo tanta differenza con gli altri shampoo. Forse devo aspettare e dargli appunto il tempo di farsi conoscere, diciamo, no? Però ecco, l'unica cosa è che li ho trovati un po' pesantini e lasciano un buon profumo, idratano tanto. E sia lo shampoo che il balsamo, ovviamente dovrò provarli e riprovarli ancora perché qua c'è sempre il problema delle punte secche, ma sinceramente ad oggi non trovo così tanta differenza con gli shampoo che ho sempre usato io della Garnier, ecco. Quindi promosso, bocciato, ancora non lo so, e se devo dare un giudizio direi ni. Qualcosa fa, però è ancora presto per dirvi se lo promuovo o se lo boccio.
E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, cerco di fare... Il video si è staccato sul più bello, cioè sul più bello, sul finale, mi dispiace, quindi dico qui quello che stavo dicendo prima. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su ciò che pubblicherò in futuro, e la prossima settimana ci saranno tanti belli argomenti, ci sarà un nuovo vlog a Padova, stupendo, e quindi ragazzi, vi mando un bacio e ciao!